Madonna, signora Nubi, è questo? Fra, cos'è? Ma cosa? Ma ci ho giocato adesso! Ma raga! Ma come faccio a calmarmi, raga? Ho giocato adesso! Sono uscito un attimo e è partito il download! What? Shamalaya! No! 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 Porca madonna! Ho fatto un casino, raga! Se... È la green, è la green, è la... È No, la raga, mamma, quella difendere, lì. raga, vado a fare quella cosa lì, difendere, ci stanno venendo a prendere! La stanza è lì da voi? Sì. Sì, sì, Ok, mi sa non crasho più. Io sì. Io voglio prendo usare il lancio. lungimiranza. È quasi... Che cosa si fa qua? Compra. UAV avanzato. Oh! Ho preso il bombardo! E adesso? Arrivato da Naked. No, guarda che bombarda. Ah, bombarda sol là, sì, è vero. Vediamo. Sì, raga. Oh, Ah, solo lì fucili! bombarda. Raga, ho Oh, ucciso ce n'hai uno! fatto uno, Lore! Ne hai fatto uno! Ne ho ucciso uno! Ho ucciso Bocelli! Hai fatto Ci Bocelli, credo. no? No, il Il socio. socio. Ciao, Rubino! Oh, io lo prendo Ho fatto il uno, raga! Bocelli. Mi fate questi complimenti. Ciao, Kilo. Mi fate questi complimenti o mi distraggo, chat, veramente. Vada. Vedo che Ma... siete molto religiosi in questo. Datemi i vostri averi. È la succursale della mia parrocchia, Naked. Azz. Ho preso ancora il c***o di coso, ho preso. Madonna. Ancora, oggi è la quinta volta che prendo l'RCXD. La quinta volta. What's up guys, quel vostro Naked che vi parla, ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Signori miei, come avete appena visto, sono successe un po' di cose ieri, poi nel mentre abbiamo provato tutte le cose nuove che sono state introdotte con l'ultimo aggiornamento, come per esempio il bombardamento, questa cosa segreta che alla fine è risultata una cacata pazzesca. Perché alla fine quando l'attivi bombardi solo lì dove c'è la zona, quindi se ti va bene magari becchi un paio di camperoni, di nomadi che vagano all'interno della banca, ma alla fine io pensavo, ero tutto eccitato ieri sera, adesso prendo il bombardo e sbombardo dove voglio. Se, come anche la trollata, raga, avete visto, mi ha fatto impazzire che hanno messo l'RCXD nel carrello come ultima opzione. Io che ho fatto un anno, raga, un anno, ho fatto un anno a prendere, cioè aprire il carrello per prendere l'equipaggiamento, fare freccetta su X. Ieri, raga, ho preso 7 volte al posto del loadout l'RCXD e rimanevo puntualmente senza il grano. Comunque, raga, anche la situazione dei pacchetti, penso che sia. Io sia uno dei tanti che, come voi, che nel momento in cui chiude il gioco, automaticamente deve reinstallare dei pacchetti che. Degli aggiornamenti che non so da dove provengano, che sono in totale 27 giga. E momentaneamente non so come aiutarvi, lo stesso problema. Tenterò di capire in questi giorni dove andare a parare, perché vorrei risolvere anch'io, dato che. Eviterei proprio di scaricare sempre e aspettare magari 20 minuti ogni volta che chiudo il gioco. Ah, dimenticavo, raga, l'RCXD è puzzolento, spara la puzzetta. Ok, non esplode, cioè esplode, ma non fa una vera e propria esplosione. La puzzetta però toglie le corazze, fa danno e in più toglie la mira, quindi in certe situazioni può essere anche utile, è un po' una shrunzeta, però è carina, dai. La sua utilità può averla, non ancora devo capire in quale situazione, ma probabilmente lo scoprirò in questi giorni. Ma parliamo delle due armi che hanno triturato a tutis l'Iskolionos, ovvero Far e Aug. Partiamo dal farro, raga. Io paradossalmente non ho praticamente modificato il settaggio perché c'è stato, a differenza da quello che c'era scritto nella patch notes, che tecnicamente non gli avevano fatto nulla, questo è fatto anche per farvi capire la serietà, alla fine qualcosa è stato fatto.
sostanzialmente nulla, perché è l'arma potente che abbiamo usato fino adesso. Soltanto che l'hanno appesantita, l'hanno rallentata. Il problema però lo si può ovviare semplicemente cambiando il caricatore, perché adesso, diciamo, il nerf vero e proprio l'ha subito il caricatore rapido. Quindi per ovviare al problema, per alleggerire l'arma, bisogna impugnare i 50 colpi, come del resto gran parte delle armi di Cold War in realtà. Infatti, come potete vedere, non si usano mai i caricatori rapidi, proprio perché rallentano. In questo caso è successo proprio al far. Allora, non è velocissimo come prima, però vi posso dire che così è uguale. Cioè, è talmente impercettibile la differenza di entrata in modalità mirino che non ve ne accorgete. Rimane chiaramente un'arma devastante. Da quello che mi hanno detto, soltanto che io, siccome non l'ho mai usata, anche la takedown ha subito un nerf. Non so dirvi effettivo quanto. Io ovviamente ho sempre tenuto la rinforzata pesante e vi posso garantire che poi con questo settaggio non ho avuto nessun problema. Anzi, arma identica a prima, distruttiva come sempre. Per quanto riguarda l'AUG, invece, raga, mi ricorda tanto la situazione di MR, no? Lamentele, troppo forte. Primo nerf, ovvero nulla. Identico all'AUG. Io vi ripeto, raga, soprattutto chi mi segue da sulla piattaforma Violacea, seguitemi, lo sa che io non ho mai utilizzato praticamente. L'avrò utilizzato massimo l'AUG 10 volte. Ieri ovviamente l'ho provato e vi posso dire che la differenza non l'ho percepita. Secondo la patch notes c'era un aumento di rinculo, ma sì, in realtà, vi ripeto, è una cosa che non ho neanche percepito, proprio perché shottavo la gente. Io poi che non lo uso mai, figuriamoci, shottavo la gente lo stesso in modo veramente easy, leggerissimo. Quindi sostanzialmente l'arma che era l'altro ieri, nulla di differente, raga. È al 98% l'arma che era prima. Stesso discorso per l'M16. L'M16 infatti, come ben sapete, non ha subito nessun nerf. La mia preoccupazione era proprio che nel momento in cui avessero nerfato l'AUG, le lobby poi si sarebbero riempite di M16. Ed effettivamente ne ho beccato qualcuno già che si sta attrezzando. Perché comunque io sono dell'idea che nel momento in cui vanno a toccare l'AUG, secondo me deve essere una cosa braccetto insieme all'M16, perché l'M16 è tanto forte quanto l'AUG, anzi secondo me di rinculo anche meno, ha meno velocità proiettile. Effettivamente tutti usavano l'AUG proprio per quello, perché aveva un time to kill esagerato dato anche dalla velocità proiettile e dalla velocità in sé dell'arma. Però in compenso l'M16 secondo me rincula meno. Quindi il problema in realtà poi nel momento in cui non mi nerfano l'M16 non me lo risolvete. Ovviamente, raga, già mi sono accorto da ieri che hanno un po' incentivato il camperaggio, perché comunque tutto ieri mi sono accorto di molte persone che avevano già preso lungimiranza per potersi camperare poi in endgame, perché mi è capitato più e più volte di arrivare verso la zona di chiusura finale della safe e già trovarmi dei team fermi, pronti a laserare tutti quelli che gravitavano attorno all'ultimo cerchio. Quindi già un po' me ne sono accorto, ma lì vabbè, in realtà non è una roba che si può ovviare. Comunque se giochi bene anche i camperoni te li fai tranquillamente. Infatti ieri ho vinto più volte senza diciamo troppi problemi, però mi sono accorto di questa cosa qua. Per quanto riguarda invece il car, continuavano anche a dirmi ieri che il car aveva subito qualcosa. Allora, l'ho usato ieri praticamente tutta la giornata e mi sembra sempre la stessa arma, con il solito chiaramente problema che ogni tanto quando non prendi esattamente in fronte cracchi la gente, perché se li prendi praticamente in bocca gli togli il shield. Quindi è l'arma che ho sempre usato da qua in questo periodo, con tutti i vari nerf segreti che avevano già fatto, perché poi il carretto l'ho usato praticamente sempre. Effettivamente già da un mese qualcosa gli avevano fatto, però non mi sembra che sia peggiorata. Con l'headshot bene in fronte andavano giù con un colpo solo. Quindi diciamo che per quanto riguarda situazione car, la situazione è rimasta invariata. Ovviamente adesso nei prossimi giorni continuerò e vedrò. Vi ripeto, però a naso secondo me non è
non è cambiato nulla. Col far me ne sono accorto subito che si era rallentato, perché anche quello l'ho usato spesso e avevo già sentito un po' di odore strano. Quindi per quanto riguarda però il carletto, secondo me non cambia assolutissimamente nulla. Ovviamente ragazzi, attende adesso un po' l'evoluzione della situazione. Il cecchino arriva, non si sa quando, se stasera o se settimana prossima o fra 2 settimane. Deve uscire, perché deve uscire nella roadmap. Non ho capito perché non l'hanno fatto uscire ieri, ma fa niente. Comunque, a prescindere, arriverà. Poi vedremo effettivamente se sarà rotto, se sarà una ciofeca, lo proveremo. Ovviamente, situazione sempre CX9, RAL, armi segrete, non si sa assolutissimamente nulla. E ovviamente poi situazione zombie, si sposteranno TV Station. Da quello che ho capito, forse probabilmente con il tempo, con queste settimane che passeranno, gli zombie invaderanno più zone contemporaneamente, non come sta facendo adesso che vanno di settimana in settimana in una zona precisa. Quello che ho capito, adesso poi vedremo, perché la mappa comunque andrà a infettarsi completamente. Anzi, vi dirò, probabilmente da oggi il bombardamento, la streak segreta, si sposterà. Perché ovviamente ieri sparava esattamente dove ci sono i zombie, quindi zona banca di downtown. Probabilmente da oggi il bombardamento, nel momento in cui voi lo attiviate, cadrà esattamente su TV Station. E così sarà, penso, fino alla distruzione totale di Verdanskio. Come al solito, ragazzoni, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo nerf un po' fasullo. Noi, ragazzoni miei, ci vediamo al prossimo video. Bella.